Parola d'ordine, sperimentare, esplorando le relazioni tra architettura, design, arte e attivismo, Spazio Miura a Bari presenta Cosmologie, nuovi modelli dal presente estremo, un'installazione, un programma di attività curate da Paraset 2.0. Il collettivo realizza un fantaspazio in cui adulti e bambini vengono proiettati in una dimensione di presente estremo, perdendo il senso del tempo, una realtà in cui l'utente visitatore interagisce con una serie di azioni che invitato a compiere, un grande gioco da toccare su cui arrampicarsi e con cui interagire liberamente, ma anche un ricco programma di dibattiti e laboratori pratici. Uno spazio nel piano centro storico di Bari in cui la parola d'ordine, lo conferma anche questa esposizione, è sperimentare. Sì, è uno spazio diciamo nato in qualche modo da quello che abbiamo imparato a fare in questi anni. Io insieme ad altre persone gestisco uno spazio che si chiama Impact Hub Bari, che è uno spazio di incubazione dove vige come parola d'ordine la multidisciplinarità. Abbiamo cercato di portare le nostre competenze all'interno di Spazio Mirai, abbiamo scelto i Parasat e Cosmologie, nuovi modelli dal presente estremo, un po' per ragionare del processo, della relazione all'interno del cambiamento, di quello che diciamo in qualche modo la contemporaneità ci impone e ci obbliga a vivere. Presente estremo perché in qualche modo è una relazione tra artificiale e naturale, per cui alcuni degli elementi che vedrete in questa installazione, che diciamo non è soltanto la parte fisica, ma anche la parte di attività e di incontri che si svilupperanno fino al 9 aprile, animano una serie di temi che hanno a che fare col biohacking, con gli algoritmi, con la composizione della città. In una continua ricerca all'interno di Spazio Mirà, non solo della sperimentazione, ma soprattutto della produzione di un processo che cerchi di dialogare con l'altrove, di tenere dentro le competenze di questo luogo e di questa città. Infatti tutto il programma di attività è fatto anche in collaborazione con alcune realtà locali. Ecco perché anche il visitatore sarà direttamente coinvolto. Il visitatore sarà direttamente coinvolto attraverso due livelli, è un po' quello che abbiamo definito un fantaspazio, c'è una relazione molto stretta tra chi entra e può toccare questi oggetti immaginando che sia diciamo, entrato in una dimensione alternativa. E la mostra prende spunto da un'installazione di Paul Nielsen dove c'era un grande gioco in cui non vi erano regole per i bambini, e un po' come in questo spazio ci aspettiamo che il visitatore grande e piccolo in qualche modo ragioni e rifletti e si ponga delle domande su quello che noi siamo costretti a vivere in questo presente estremo, anche un po' producendo e mettendosi in gioco, in un gioco serio, ma pur sempre un gioco. Immaginando una revisione contemporanea del progetto di Nielsen, il collettivo Paraset 2.0 affronta attraverso il gioco le inquietudini sul futuro. Da un lato mette in atto il concetto di isola radicale, di criptodeserto, nella necessità di trovare nuovi luoghi e nuovi spazi per immaginare modalità altre di organizzare la vita collettiva. Dall'altro propone un ripensamento critico del fare, basato sul concetto di antropocene, sulla progressiva perdita della distinzione tra natura e artificio, sul transumano e sull'impatto che le nuove tecnologie e i sistemi di computazione a livello planetario impongono sull'ordine geopolitico e sul nostro modo di vivere e governare il nostro habitat. Una mostra che affronta attraverso il gioco le inquietudini del futuro. Attraverso il gioco viene portato lo spettatore a ragionare, a riflettere sulle inquietudini contemporanee. Il gioco serve anche a affrontare i temi in cui siamo portati quotidianamente a confrontarci in una maniera più ludica. Quindi dal piccolo spettatore al grande a confrontarsi con quello che il mondo in qualche modo ci pone di fronte alle nostre vite, alle nostre esistenze. Quali sono i nuovi modelli di presente estremo? Una condizione con cui siamo chiamati a confrontarci molto complessa, che è quasi difficile da riuscire a definire in pieno, però iniziamo a vivere un mondo molto diverso da quello che abbiamo conosciuto, con un'accelerazione del cambiamento molto più veloce, che è ad esempio uno degli aspetti che più ci colpisce rispetto a queste possibilità che possiamo vedere di futuro, è un'ibridazione che il nostro corpo inizia ad avere con la tecnologia, che entra a far parte quasi in maniera biologica e altera l'essenza del nostro corpo stesso, in quello che poi viene definito transumano o postumano.
Voi siete gli autori di queste opere così particolari, in che modo deve approcciarsi il visitatore? Il visitatore non ha un percorso come in una mostra tradizionale, in questo caso viene inserito all'interno di uno spazio, deve vivere lo spazio e, come dicevamo prima, con un aspetto ludico, quindi di possibilità anche di toccare, di modificare queste che non sono opere ma sono parti di questo ambiente ricreato in termini scenici, ad alterarlo, a trasformarlo e a confrontarsi con quello che quotidianamente in qualche modo si trasforma dalla concezione di naturale a un qualcosa di artificiale. Questo vuol dire che, come tutti gli elementi che vedrete, giocano su questo tipo di finzione. Potrete vedere del marmo che non è marmo in realtà, o del pelo animale che in realtà non è pelo animale, quindi capire come il limite tra natura e artificio in qualche modo abbia perso il suo potere, abbia perso il suo senso affrontarlo in maniera didascalica. Ci presenti il collettivo Parasite? Sì, siamo in tre, Luca Marullo, che sono io, Stefano Colombo e Eugenio Cosentino. Nasciamo come un piccolo collettivo di studenti d'architettura all'interno dell'Università a Milano. Negli anni poi è diventato, diciamo, ormai il nostro lavoro. Spazio Miura è il primo contenitore ad accogliere le attività del Polo per l'Arte e la Cultura Contemporanea del Comune di Bari, con un ricco programma di attività, mostre, incontri, laboratori e iniziative didattiche, con un'attenzione particolare alle arti visive e al design. Avanti un processo vero per dare un ruolo a questo spazio. Quali le vostre linee di ricerca? Sono essenzialmente due quelle che riguardano le attività sviluppate direttamente dalla Municipalità di Bari. Una è un processo di autoriflessione della città sulla sua storia culturale, quindi un progetto di documentazione, di scavo negli archivi e di progetti espositivi che mette la città di fronte alla sua storia riguardo alle arti visive. E l'altro invece riguarda la messa in rete della città nel più ampio spazio dell'arte contemporanea italiana. Connessione e trama, quindi? Connessione e trame, infatti abbiamo iniziato con la mostra Trame proprio perché ci sembra fondamentale nella costituzione di un centro nuovo per l'arte e la cultura contemporanea ragionare proprio sulle ragioni epistemologiche, sui perché e per come una città come Bari ha bisogno di un centro per l'arte contemporanea e di che tipo di centro per l'arte contemporanea ha bisogno. Ci potrebbero essere elementi di connessione con una città antichissima, tra le più antiche del mondo, quale Matera? Assolutamente sì. L'arrivo di Matera, Città Europea della Cultura 2019, è ovviamente interessante per tutti, anche perché è interessantissimo vedere il processo che sta portando Matera a rispondere a una chiamata così importante. Passeranno tutti da Bari e nei dintorni e quindi sarebbe interessante e divertente sviluppare progetti che possano mettersi in relazione con quelle decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone che si aspettano. I pubblici baresi vanno ancora creati, da dove bisogna partire? I pubblici ci sono sempre stati, sono curiosi di vedere quello che iniziamo a creare col processo della programmazione di Spazio Miura, sono affamati di arte contemporanea, hanno bisogno di progetti che siano interattivi per loro, quindi la programmazione prevederà una serie di progetti in situ, site specific, che coinvolgeranno con workshop e laboratori i bambini e gli adulti della città, e quello che speriamo è quello di creare dubbi, di sollevare domande, porre riflessioni e coinvolgere sempre più chiunque, dal neofita dell'arte contemporanea a chi invece un esperto ed è abituato a questi linguaggi che ormai nelle città di arte contemporanea e nel mondo sono comuni. Il programma sarà variegato perché crediamo che anche le mostre attraino un pubblico diverso ancora una volta e non ci riferiamo ad un unico pubblico, quindi è proprio la creazione di diverse realtà, quindi sicuramente anche mostre personali, collettive e progetti site specific.
La mostra Cosmologia e nuovi modelli dal presente estremo è aperta dal martedì al sabato dalle 11 alle 20, la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20, fino al 9 aprile.